Non le manda a dire il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio sul sequestro dell'edificio Delfico di Teramo e sui lavori che partiranno nel traforo del Gran Sasso. Intervenuto ieri nella sede dell'ASL per presentare la futura cittadella della salute in contrada Casalena, Marsiglio ha rispedito al mittente le accuse di assenza avanzate nei giorni scorsi dal presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, dopo il sequestro del Delfico. Veramente la regione è stata presentissima, chiederei se, a parte il fatto che nella qualità di vicecommissario della ricostruzione io ho dato alla provincia di Teramo 15 milioni per rifare tutto il Delfico e non hanno ancora speso un euro. Dopodiché c'è stato un intervento della magistratura, la regione ha partecipato ai tavoli, sono stato rappresentato dal consigliere Paolo Gatti, presidente della commissione, e anche dagli altri uffici, perché l'ufficio speciale della ricostruzione è presieduto da Rivera. La protezione civile con l'agenzia diretta da Mauro Casinghini stanno collaborando attivamente, l'ATER altrettanto, quindi ATER e protezione civile stanno reperendo gli alloggi e verificando la fattibilità del trasferimento dei convittori presso gli alloggi dell'ATER. La regione sta mettendo a disposizione i propri spazi e tutta anche la propria ruolo istituzionale. Chi vuole fare polemica contro la regione quando un liceo che non è né di proprietà della regione né di responsabilità della regione viene chiuso per intervento della magistratura è soltanto uno che cerca la lite e chi cerca la lite troverà pane per i suoi denti. Il presidente della regione ha parlato poi anche dei lavori che interesseranno il traforo del Gran Sasso per la messa in sicurezza dell'acquifero. È evidente che bisogna fare i lavori, non si può passare 25 anni a lamentarsi del fatto che l'acquifero del Gran Sasso non è messo in sicurezza e poi quando iniziano i lavori andare in giro a bestemmiare perché si lavora. Bisogna fare i lavori per mettere in sicurezza l'acquifero, è quello che stiamo facendo. È evidente che per fare questi lavori un impatto sulla viabilità e sulla percorribilità completa del traforo non, si deve pagare. Cercheremo di limitare al massimo questo impatto. Noi, dopo oltre 20 anni che la questione è rimasta appesa, stiamo finalmente dando inizio ai lavori per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e questo credo che sia un evento che tutta la provincia di Teramo e dell'Aquila, che viene dissetata da quest'acqua, debba festeggiare come un traguardo e un progresso per la propria sicurezza e per la sicurezza del proprio approvvigionamento idrico.